macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto di famiglia. Il premio è quello di avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto di famiglia. La motivazione: per l'impegno e la professionalità nell'analisi dei problemi e l'identificazione dei punti chiave e delle soluzioni, per l'opera di sensibilizzazione circa il tema della violenza di genere e la difesa di donne vittime di violenza. Il premio va a Elda Pagniello, studio dell'avvocato Elda Pagniello. Ed è qui con noi, naturalmente, founder e titolare Elda Pagniello, che mi raggiunge sul palco. Buonasera. Buonasera, guardi, questo è il riconoscimento per alcune delle cose che abbiamo già messo in evidenza nella motivazione, ma che adesso racconteremo. Quindi complimenti e benvenuta qui. Grazie mille. A Palazzo Mezzanotte. Che dire, sono commossa di questo premio. Ringrazio. Si accomodi, così facciamo una chiacchierata e ci racconta qualcosa di più. Cosa significa? Le posso chiedere? Sì. Significherà tante cose, ma insomma, cosa significa questo riconoscimento per lei, per lo studio, in un anno anche così complicato, particolare? Allora, diciamo che è stato sì un anno impegnativo, un anno particolare. Teniamo presente che la pandemia non è stato soltanto un problema sanitario, un problema sociale, economico, ma anche per molte famiglie. Famiglie che già erano in crisi, il lockdown senz'altro ha creato ulteriori problemi, perché comunque convivenze forzate. Ci sono state delle separazioni, un aumento delle separazioni, 40% rispetto all'anno precedente. Purtroppo anche per quanto riguarda la violenza di genere, la violenza domestica, ci sono stati aumenti di denunce e abbiamo un aumento del 70% rispetto all'anno precedente nello stesso periodo. E lo studio sì è stato sempre molto attento a problematiche, e purtroppo proprio parliamo della violenza di genere e quindi è un problema sociale, e abbiamo cercato tramite Focus, facendo intervenire anche altri professionisti, psicoterapeuti, giornalisti delle RAI, di Mediaset, abbiamo cercato di coinvolgere proprio per sensibilizzare per questo tema qui, che se ne parla ma ahimè ancora troppo poco, e quindi le donne che vivono queste situazioni devono essere informate dei propri diritti e trovare in questo modo il coraggio anche per denunciare ed uscire da situazioni di violenze. Quando parliamo di violenza di genere, non soltanto violenza fisica ma anche quella psicologica, che è più subdola, più difficile da riconoscere, ma che comunque è distruttiva per la donna che riceve questo tipo di violenza. Peraltro ci sono due aspetti proprio che si ricollegano anche alla motivazione che abbiamo ascoltato. Intanto in questo anno e mezzo tutte le altre notizie che non fossero Covid e notizie sanitarie sono passate un po' in secondo piano, quindi figuriamoci anche il tema della violenza di genere e la violenza sulle donne. In più, se si parla di violenza domestica, lei me lo può confermare, ma insomma, anzi glielo chiedo, c'è molto sommerso in generale, perché è più difficile denunciare qualcosa che avviene tra le mura domestica, magari per colpa del marito, del fidanzato, no? C'è proprio anche il tema della vergogna, dell'imbarazzo, spesso non si riconosce neanche effettivamente che quella è violenza, e quindi il fatto che adesso si sia denunciato di più, questa può essere la domanda proiettata al futuro e costruttiva. È una notizia positiva, tra virgolette, perché le donne hanno avuto più coraggio dopo questo momento difficile? Sì, è positiva, e teniamo presente anche che nel 2019 il legislatore è intervenuto con una riforma importante, quale il codice rosso. Quindi le donne sono più consapevoli che denunciare significa anche che in tempi più brevi, e parliamo di perché c'è stata una modifica importante del codice di procedura penale, e quindi in tempi brevi, 3 giorni dal ricevimento della denuncia,
denuncia, il pubblico ministero ascolta la donna vittima di violenza, quindi insomma a tempi più brevi è ovvio che anche le donne hanno più fiducia nella giustizia, nei centri antiviolenza e quindi in quelle rete che si poi certo. crea intorno alla donna vittima di violenza. Sì, perché poi c'è un po' sempre il concetto del ma tanto non fanno nulla, no? E quindi questo a volte porta a non denunciare. Bello il fatto che lo studio si sia anche attivato e si attivi sempre a creare una rete di professionisti, quindi psicologi che possano aiutare. Quindi si può dire che se si ha un dubbio è meglio rivolgersi magari a lei per capire cosa fare. Certo, è importante rivolgersi al professionista, l'avvocato, psicoterapeuta e comunque chi riesce a riconoscere, il professionista che riconosce nei racconti della donna che sta subendo violenza e invitarla a denunciare. Beh, questo premio è ancora più importante, mi permetto di dirlo, visto il tema sempre insomma, al centro dell'attenzione e che è emerso in tutta la sua grandezza in questo momento di lockdown e restrizioni dovute proprio al Covid. Il futuro quindi si proseguirà così? Sì, sempre più presenti a livello mediatico, tramite i social, cercheremo di sensibilizzare questo tema qui ed è importante anche per le donne che ascoltano altre donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, quindi diventa poi per loro terapeutico e trovano anche loro il coraggio per denunciare perché non si sentono uniche e sbagliate. Ottimo, allora la invito a ritirare il suo premio dove in questo caso c'è tutta la forza della questione, quindi complimenti, io mi auguro di vederla ancora su questo palco per la prossima edizione, magari dandoci buone notizie che questo problema sia piano piano sempre più superato. Sarà dei nostri? Certo, ringrazio ancora tantissimo e grazie a lei. Volentieri il riconoscimento. Prenda intanto il premio e ringraziamo ancora Elda Pagniello, studio dell'avvocato Elda Pagniello, come avvocato dell'anno, boutique di eccellenza diritto di famiglia. Grazie per l'impegno che ci mette.